Una nuova luce per Arezzo. I Lions illuminano la cattedrale. Con noi abbiamo il past presidente, dottor Saverio Luzzi, per quanto riguarda il Lions Club Arezzo Oste, e l'avvocato Erminio Baroni, cerimoniere. Allora, partirei subito dal dottor Saverio Luzzi. Detto questo, come nasce l'idea? Perché noi aretini, io stavo rientrando a casa e ho visto questo punto di luce che prima non c'era sulla nostra cattedrale di Arezzo. Diciamo che è un'idea che è nata quasi per caso, perché le cose belle spesso nascono per caso. Le cose migliori sono sempre sbagliate, esatto, al momento, esatto, sembrano, e invece no. Allora, quando ero presidente del Lions Arezzo Oste 3 anni fa, è successo che ogni anno il Lions cerca un progetto nuovo per la città, cerca di fare un servizio nuovo per la città, perché in fondo il Lions è un club di servizio. We serve, sì. Perché a livello internazionale. È a livello internazionale, un'organizzazione mondiale di grande, che è nata, tra l'altro interessante, nel 1917, in un momento storico molto simile all'attuale, sì, perché c'è stata la pandemia della spagnola, c'è stata la grande crisi. Ecco, quindi in un momento particolare. In quel momento si sono resi conto che c'era bisogno di fare qualche cosa per chi era intorno a noi. E questo signore Melvin Jones è riuscito a organizzare tutto questo, a creare appunto gruppi di persone nel mondo club che sono dediti al servizio, ad aiutare a fare qualche cosa per la propria città, per il proprio territorio. Allora, in questo spirito, 3 anni fa, stavo pensando che cosa era possibile fare, e la cattedrale di Arezzo è sempre stata un punto importante per i Lions, per gli aretini, voglio dire, la Madonna del Conforto, solo quella. La Madonna del Conforto, certo. Solo quella, poi c'è tanto altro. Chiaramente, ma negli anni 60 il Lions aveva restaurato, con l'ingegner Lucherini tra l'altro, la Maddalena. Sì. La Maddalena era in condizioni pietose e è stata rimessa a posto al Lions, e la mia prima idea fu questa: perché non illuminare bene la Maddalena, perché non occuparsi di rimettere a posto questa cosa che era stata già curata da Lions in passato? Ecco, questa è la prima idea. Prendemmo contatto con una ditta importante che abbiamo intorno ad Arezzo, a Subiano, ma sempre nella nostra provincia, la EC, che ha illuminato gli stadi di mezzo mondo, che ha illuminato giustamente questo dipinto in una maniera egregia. Ecco, e allora parlammo con loro, e loro però ci dissero: ma perché non facciamo anche qualcos'altro di un pochino più significativo? Dissero: vedete com'è questo campanile che è sempre al buio, perché era veramente al buio. E allora dicemmo: ma perché non illuminiamo il campanile? L'idea piacque, e allora cominciamo a prendere contatti un po' con tutti. Prendemmo contatti naturalmente prima di tutto con il vescovo, poi con il comune, poi con la provincia, la sovrintendenza. No, guardate questa immagine, ecco, vedete. Guardate, cioè, io veramente mi rendo conto che tutto quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni noi gli diamo il valore che ha, ma guardate, illuminato in questa maniera, queste immagini sono da brivido. Sì, è da brivido pensare che non l'avevamo mai vista così. È questo che è la cosa che fa veramente impressione. Cioè, la cattedrale è come è adesso, non è mai stata, e sinceramente ne siamo orgogliosi, perché è come per dire: abbiamo restituito la cattedrale alla città. La notte, quando si arrivava nella città, era un po' di medioevo. Sì, ma tu arrivavi dall'autostrada, vedevi un sacco di cose di carattere industriale, fabbriche, tutto quello che vedevi. Ma facevi l'idea che la città fosse solo, e poi un grande buco nero davanti, proprio un buco nero. Non è stato facilissimo, perché la sovrintendenza, sì, il verso, cioè, avete mosso un po' di esatto. No? E poi diciamo che è cominciata 3 anni fa, ma poi dopo anche tutti i presidenti, dal professor Ciabatti, l'avvocato Chianini e tutti i vari soci, l'avvocato Giorgetti, eccetera, eccetera, tutte queste persone ci hanno appunto, si sono impegnate, è stato appunto questo impegno che ci si è protratto per 3 anni. Però adesso siamo orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto, perché veramente questa cattedrale è tutta un'altra cosa, così com'è. Allora, avvocato, è stato proprio un vero gruppo di lavoro, mi viene da immaginare. Ecco, io direi proprio questo. Anche perché poi, voglio dire, nella vita voi lavorate anche, quindi ecco. Brava, proprio questo volevo pensare. Non siamo professionisti di questi eventi, però ognuno si è impegnato con le sue conoscenze, con le sue esperienze, anche con un impegno straordinario a fare qualcosa. Io direi che uno dei principali promotori di questa qui è l'autore,
e c'è l'ingegnere Jacopo Maggi, nostro socio, che gratuitamente ha prestato la sua opera, durata negli anni, per la realizzazione di questa impresa. Senti, in questa famiglia del Lions, del club Arezzo Host, cioè ci sono tante professioni, no? E gratuitamente ognuno si può le mettere in opera. Ma certamente, anche perché con il lavoro di squadra si raggiungono gli obiettivi e si dividono i compiti. È un lavoro multidisciplinare, ognuno con le sue competenze. Per cui abbiamo cominciato con quest'idea, ci siamo cominciati a organizzare e abbiamo trovato questo che era molto bello e che diceva anche il dottor Luzzi, l'entusiasmo delle istituzioni cittadine. Il vescovo, l'arcivescovo ne è stato naturalmente molto contento, il comune non ha fatto ostacoli, anzi ha dato il suo contributo. E poi abbiamo trovato delle imprese, oltre alla EC Illuminazione, anche il Duchi, che è l'installatore ufficiale del comune, hanno collaborato con noi. Ma questa soluzione, questa nostra idea ha trovato anche apprezzamento oltre che nella città. Come ricorderete, è stato presente anche il governatore della Toscana Giani alla nostra inaugurazione, è stato presente il nostro governatore della Toscana Lions, il dottor Busini, e poi sono intervenute varie altre autorità nel darci una mano, in primis direi anche la presidente della provincia Chiassai, che ci ha messo a disposizione la sala dei 500. Beh, ognuno ha fatto il suo. Ognuno ha fatto il suo e abbiamo trovato l'entusiasmo e l'aiuto a questa nostra idea. Ma io penso che molto felice abbiate fatto gli aretini, devo dire, perché effettivamente è una cosa del popolo. Quando uno fa un qualcosa lo fa per il popolo, vox populi vox dei, no? Cioè si suol dire, quindi è lì che sta la magia della cosa, perché il significato, no? Io lo chiedo al dottor Saluzzi, il significato per Arezzo. Ecco, io secondo me ha un significato altissimo, cioè la cattedrale è stata restituita alla città. Questo se ne parlava per l'appunto col direttore del Teletruria, che ha guidato la diretta in quel momento dell'inaugurazione. La cattedrale è stata veramente restituita alla città, perché poterla vedere. Queste sono le immagini del gruppo di lavoro che ci hanno lavorato. Esatto, come hanno lavorato tutto questo. Poterla vedere di notte in quella maniera ha voluto dire che Arezzo non è soltanto una città industriale, ben venga, non è soltanto una città commerciale, turistica, ma è anche una città turistica. È una città turistica. Ma guarda che era il turismo richiama tanto, lo vediamo in questo periodo di pandemia, voglio dire, c'è le crisi. Esatto, se tu vai in tantissime città, per esempio anche francesi, tu vedi che anche città che di giorno sono anonime, e la nostra non lo ha di certo, di notte diventano belle per l'illuminazione. Ecco, l'illuminazione è una di quelle cose che ti danno veramente il senso. Posso chiedere una cosa, un aneddoto particolare che è uscito in tutti questi tre anni che dice cavolo, non sapevo, oppure è successo un qualcosa di carino? Allora, se dobbiamo raccontare qualcosa... Guardate, queste sono le immagini mentre mettono le luci. Dobbiamo raccontare qualcosa di particolare, dovremmo raccontare tutta la serie immensa, infinita, delle difficoltà che abbiamo trovato. Immagino. Perché ora la vedete fatta e sembra una cosa da niente, però di tutto c'è stato da risolvere. C'è stato da risolvere dove piazzare i proiettori, per esempio. Ecco, certo. Perché in certe zone abbiamo avuto collaborazione, ma anche qualche privato purtroppo non ha collaborato. Perché ci sono case private anche. Esatto, e quindi qualcuno ha collaborato, qualcuno non ha collaborato. Però diciamo, in tutto questo alla fine l'importante è esserci riusciti. Però giustamente questo è l'ultimo progetto, no? Un progetto che ha visto vita dopo tre anni, grandi lavori eccetera. Però avvocato Baroni, voi non, i progetti ne avete fatti tanti anche in questo periodo di pandemia. Certamente, non è che ci siamo fermati. Perché uno potrebbe dire, va a illuminare la cattedrale, perché c'è stato delle critiche, va a illuminare, no? Voi fate ben altro. Potevate spendere diversamente i vostri soldi. Beh, non direi che è giusto questa critica, perché abbiamo continuato a fare quelli che sono i nostri obiettivi, cioè aiutare chi ne ha bisogno. Ma ricordo... Cioè il banco alimentare. Il banco alimentare, ricordo la donazione all'ospedale San Donato dei ventilatori polmonari. Ecco. E no, per non andare poi tanto tanto indietro nel tempo, al momento del terremoto del centro Italia, abbiamo con tutti i club della provincia di Arezzo acquistato due casette complete e trasportate fisicamente noi dietro ad Amatrice.
Io non sottovaluterei anche le borse di studio, perché voglio dire, in un paese come il nostro che la ricerca, certo, voglio dire, scappano i cervelli, e invece in questo periodo di Covid ci siamo resi conto di quanto sia importante la ricerca, e voi date anche borse di studio per la ricerca, giusto? Certo. Non solo la borsa di studio, ma oltre a premiare studenti meritevoli, li abbiamo anche aiutati a trovare un lavoro presso un'azienda che li ha presi per istruirli e quindi creargli anche quella professionalità per un posto di lavoro futuro. Mai giudicare all'apparenza, sempre andare dietro alle cose, eh? Certo. No, è importante dirlo questo. Progetti futuri, perché mi cominciate a far paura voi, eh? Beh, diciamo che in senso positivo. Diciamo che le aspettative cominciano ad essere tante. No, perché illuminare la cattedrale di Arezzo. Quando uno ha fatto una cosa del genere, poi le aspettative sono tante. Beh, penso che dovremmo andare avanti nell'illuminare altre cose. Lo skyline della città sarebbe bello se fosse tutto illuminato. Ve l'immaginate la cattedrale, la torre del comune, la Pieve. Comunque si vede che il dottor Saverio Luzzi è abituato a viaggiare nel mondo, perché giustamente il dottor Saverio Luzzi neurologo, voglio dire, lei congressi, sì, e tutto, quindi anche riportare, certo, copiare, è sempre ognuno copia, vedi, in una maniera diversa. Vedi, è una rabbia andare altrove, hanno il decimo delle cose che abbiamo noi e sono tutte presentate come se fosse una bellezza. Noi abbiamo in questa città veramente tutto e dobbiamo esserne coscienti. E la cosa principale che voglio dire è questa: probabilmente stiamo migliorando la percezione degli aretini di se stessi. Questo è importante. Dobbiamo avere la consapevolezza di aretini, di toscani, di italiani, perché manca questa, la consapevolezza che gli altri nel mondo hanno e che noi non abbiamo, perché anche il... Ma che dobbiamo recuperare, e questa situazione attuale ci aiuterà a recuperarla. Allora, abbiamo parlato di questa nuova luce su Arezzo, che poi è nella nostra cattedrale, e grazie al Lions Club Arezzo Oste, con noi ospite abbiamo avuto il past president dottor Saverio Luzzi e il cerimoniere l'avvocato Erminio Barone.